La 73esima settimana liturgica nazionale si colloca al centro di due anniversari importanti, il 60esimo del Concilio Vaticano II, aperto il 15 ottobre del 1962, e tra pochi mesi il 60esimo della Sacrosanctum Concilium, che dà avvio alla riforma liturgica. Nella riflessione proposta da Monsignor Piero Marini sono state evidenziate le due fonti indicate dal Concilio come capisaldi dell'azione liturgica. La Sacra Scrittura, perché noi quando celebriamo la Messa, quando celebriamo la liturgia, celebriamo ciò che è scritto nella Sacra Scrittura. E poi, oltre alla Sacra Scrittura, il Concilio Vaticano II ci ha indicato un'altra fonte, cioè la Chiesa di ogni tempo, quindi anche la nostra Chiesa, deve tenere presente lo stile di vita della Chiesa dei Santi Padri, cioè della Chiesa dei primi secoli della Chiesa. Monsignor Marini ha presieduto la celebrazione delle lodi nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, dove 25 anni fa, nel settembre del 1998, aveva accompagnato in qualità di cerimoniere il Papa Giovanni Paolo II durante la storica visita alla diocesi di Chiavari. Al fianco del Papa polacco, il presule ha partecipato a 80 viaggi internazionali, nota caratteristica del pontificato di Wojtyla. Era un Papa molto portato ai viaggi, perché lui in Polonia con il comunismo aveva imparato che la Chiesa non poteva fare propaganda fuori dell'edificio ecclesiale, allora per lui uscire di Chiesa significava annunciare il Vangelo.